31 anni di attesa per una vittoria interna contro il Milan, un successo legittimo quello del Bari, il più importante di una stagione sfilacciata più volte da delusioni roventi. Quella con il Milan è stata la partita del riscatto ed il Bari si è tolto lo sfizio di superare un avversario che ha onorato l'impegno, che ha lottato con accanimento per 91 minuti alla ricerca di un'affermazione che voleva a tutti i costi. Il Bari dopo 3 minuti ha fatto capire al Milan quali erano le sue intenzioni in una giornata decisiva per la salvezza. João Paulo, il protagonista dell'incontro, ha battuto Rossi con freddezza. Il Bari ha insistito, ha cercato di mettere al tappeto il quotato avversario che, nonostante le notizie provenienti da Genova, ha cominciato a macinare i soliti efficacissimi schemi. In una fase così concitata dell'incontro si è messo in evidenza il portiere del Bari Alberga. Una serie di interventi decisivi, prima su Rijkaard, poi su Simone e infine su Baresi. Ma il Bari non è stato ad ammirare le evoluzioni dell'avversario, ha ribattuto colpo su colpo ed avrebbe potuto raddoppiare se Maiellaro fosse stato più convinto al 31esimo minuto. La ripresa è iniziata con il Milan subito proiettato in fase offensiva. Il pareggio è giunto all'ottavo minuto con una staffilata di Simone dalla distanza. Il Bari non si è demoralizzato, ha atteso il Milan, smanioso di vincere, ed ha colpito in contropiede ancora con João Paulo, lanciato da Maiellaro. Un gol che ha fatto esplodere il San Nicola. La partita non è finita perché il Milan non voleva assolutamente perdere. Sino al 91esimo la squadra milanese ha cercato il gol del pareggio, ma ha trovato sempre pronto Alberga. Le interviste di Vito Carbone. Oggi il Bari si è salvato anche grazie alle tue parate. No, grazie a tutti. Abbiamo fatto una grandissima partita perché ci davano spacciati contro il Milan. Dobbiamo ringraziare tutti questi meravigliosi tifosi. Joe, una doppietta al Milan e la fine di un incubo, due gol importantissimi per te. Importante. La nostra squadra oggi ha fatto una bella presentazione. Questo tifoso meraviglioso che contributo a questa gara importante. Siete finalmente salvi. Una ultima partita in casa e grazie a Dio stiamo salvi. Speriamo di non trovarci più in queste condizioni perché è terribile e non... Che devo dire? Ringrazio tutti. Comunque è finita, che cosa pensa un paziente in questo momento? Devo dire grazie ai giocatori che finalmente hanno capito come devono giocare in Serie A per conquistarsi anche la salvezza. Allora Sacchi, un sogno inseguito fino all'ultimo, no, questo dello scudetto? Beh, finché c'era la speranza, finché la matematica non ci condannava, era giusto tentare. La Sampdoria è stata molto brava, complimenti alla Sampdoria, ha vinto il campionato e credo che tutti quanti dobbiamo riconoscere che è stata la squadra che ha meritato maggiormente di vincere. Ecco, il campionato è virtualmente finito, si può tracciare un bilancio del Milan e di Sacchi anche. Noi siamo adesso al secondo posto, speriamo di mantenere questa seconda posizione, oggi speravamo in qualche cosa in più di una sconfitta, quindi per quanto riguarda il campionato direi un risultato non eccezionale ma un buon risultato perché non vince solo il primo ma anche il secondo ha una parte di merito. E Sacchi? E Sacchi è l'allenatore di una squadra che è arrivata seconda in campionato.